l'ultimo aspetto che completa il quadro che la prima sessione di questo convegno voleva trattare. Abbiamo circa una quindicina di minuti di tempo, di spazio per le domande, e quindi pregherei tutti i relatori della prima sessione che sono ancora qui in sala di essere pronti, diciamo, rispetto a eventuali domande che rientrano negli argomenti da loro trattati. Credo ci sia un microfono che può circolare per la sala. Chiedo soltanto a chi intende intervenire di presentarsi, quindi se qualcuno vuole intervenire, fare osservazioni o domande ai relatori su alcuni aspetti, può farlo, abbiamo qualche minuto di tempo, così come previsto nel programma. Per il momento non vedo ancora nessuna mano alzata. Ecco, là nel centro, diciamo, della sala. Prego. Allora, cioè prima raccogliamo due domande alla volta e poi... Buongiorno, sono Gianluca Iovine, vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Napoli. Quando ci è arrivato il vostro invito l'abbiamo accolto molto positivamente, perché il PAN è un argomento assolutamente importante. Ho ascoltato tutte le relazioni con attenzione e c'è una domanda alla quale non sono riuscito a trovare una risposta precisa. Noi abbiamo visto come l'utilizzazione dei mezzi tecnici, pesticidi, agrofarmaci, giusto per capirci come li vogliamo chiamare, possa avere degli effetti sull'ambiente, sulla salute degli esseri umani. Abbiamo pensato alla formazione degli utilizzatori, dei consulenti stessi, che la trovo abbastanza paradossale che un ordine professionale si sia formato per quello di formarsi per fare gli atti didattici, che sono il pilastro fondamentale della nostra professione. Abbiamo trovato le coperture finanziarie per aiutare le aziende tramite i progetti di sviluppo rurale, tra l'altro una misura simile già era presente nel vecchio PSR con la misura 114, penso che alcuni operatori la ricorderanno. Ma dopo tutto questo lasciamo ancora la scelta del pesticida al libero arbitrio dell'azienda agricola, senza una consulenza specifica e professionale che coadiuvi la scelta dell'imprenditore agricolo nell'individuazione della giusta molecola, del giusto momento fenologico della pianta e nel giusto momento del ciclo vitale del patogeno, rispettando quelli che sono i principi della difesa integrale. Quindi io, dopo questa prima sessione, dopo 10 anni di professione, e chi prima di me mi dice che se ne parla da anni e anni e anni, non riesco a capire perché in questo momento cruciale per la sicurezza alimentare, per la sicurezza dell'ambiente, per la sicurezza degli operatori, non sia stato minimamente preso in considerazione l'idea di una prescrizione tecnica, scientifica, professionale da parte di professionisti iscritti all'albo nei momenti in cui si scelgono gli interventi da fare in campo. Grazie. Sono Susanna D'Antoni dell'ISCA. Allora, volevo fare un'osservazione generale sul discorso che è stato accennato all'inizio sui costi, l'aumento dei costi per gli agricoltori che adottano sistemi che minimizzano l'utilizzo di fitofarmaci. Volevo fare, come dire, insomma, un po' l'avvocato sempre per la biodiversità, insomma, dicendo che comunque la biodiversità fornisce attraverso i servizi ecosistemici un valore in termini economici pari a 200-300 miliardi di euro l'anno. Questo è stato calcolato a livello europeo per le aree Natura 2000. Quindi bisogna considerare anche che, come aumentano i costi per l'agricoltore, c'è comunque un aumento, diciamo, del benessere e beneficio a livello generale, insomma, della vita poi di tutti i cittadini. E poi volevo invece fare una domanda per quanto riguarda il piano delle linee guida della Regione Lombardia
a Cavagna, volevo capire come si integrano la parte, diciamo, relativa alla Natura 2000 con le linee guida che abbiamo definito a livello nazionale, in particolare se è stata fatta una valutazione per i prodotti su cui è stata valutata l'utilizzo nel siti Natura 2000 dei potenziali effetti negativi sulla biodiversità, in particolare ragionando sulle frasi di precauzione per l'ambiente specifiche per i prodotti che sono stati individuati. Grazie. Credo che le due domande chiamino in causa, sì, semplicemente, dobbiamo anche rispondere velocemente per ragioni di tempo, sia il dottor Cavagna che il sottoscritto. Comincio io, poi ti lascio la parola a Bera. Per quanto riguarda la prima questione sollevata, in realtà la prima questione, il primo intervento ha due facce. Io mi occupo soltanto della prima, la seconda spero che la tratti il dottor Cavagna. Allora, per quanto riguarda la prima faccia del problema, cioè la formazione obbligatoria per i consulenti, io credo che sarebbe opportuno ribaltare l'approccio. Io vi inviterei a vedere le cose da un altro punto di vista. Come ci diceva il dottor Jacopardi nella sua relazione questa mattina, il regolamento 1305 ha stanziato più risorse che in passato per la costituzione di organismi di consulenza volti anche a garantire una corretta attuazione della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Quindi cogliamo questa occasione. Non è detto che nei nostri corsi di laurea, e poi avremo una lectio magistralis proprio alle 2, appena conclusa la pausa del pranzo, non è detto che nei nostri corsi di laurea in Italia il tema della difesa fitosanitaria integrata sia trattato in modo adeguato, esaustivo e sufficiente per gestire un'attività di consulenza efficace rispetto agli obiettivi previsti dalla direttiva e dal piano. Quindi io vi inviterei, proprio come ordine professionale, a ribaltare l'approccio e dire no, noi questa cosa la vogliamo, non è che non è un peso, non è un obbligo superfluo, un paradosso, no, noi la pretendiamo, la chiediamo, perché rappresenta un'opportunità di attuazione seria e concreta degli obiettivi del piano. Per l'altro aspetto della domanda lascio l'onere a Beniamino Cavagna. Per quanto riguarda invece la domanda di Susanna D'Antoni, io sono assolutamente d'accordo sulla prima tua osservazione, il quantificare anche il valore della conservazione della biodiversità. E quindi il mio compito è facile, è finito, perché la seconda parte della domanda è invece proprio rivolta al piano della Regione Lombardia. Prego. Grazie. Rispondendo alla prima domanda, mi si sente? Rispondendo alla prima domanda, oggi noi abbiamo un determinato regime di utilizzo dei prodotti fitosanitari e a quello ci atteniamo. Io le posso aggiungere che in Regione Lombardia nel prossimo PSR, ma è un approccio e una decisione volontaria delle aziende agricole, ci sarà, abbiamo introdotto la ricettazione per far condividere la scelta tra azienda e consulente, e abbiamo l'obbligo di un consulente nel senso della 128. Ma questa, ripeto, è una scelta volontaria dell'azienda che se aggrada aderisce, se non aggrada non aderisce. Per quanto riguarda le valutazioni invece che abbiamo fatto sulle Natura 2000, io l'ho spiegato in modo molto rapido, ci siamo concentrati su una valutazione un po' più a 360 gradi dal prodotto fitosanitario. Non abbiamo fatto ancora tutte le selezioni, però ci tenevamo a uscire con queste informazioni per iniziare a preparare i nostri agricoltori ad avere un approccio e a sapere che cosa bisognerà fare in quelle aree lì. Abbiamo tutto il 2015, perché le misure inizieranno nel 2016, per implementare ulteriormente l'informazione, la comunicazione e non sono andato nei dettagli, ma le mitigazioni che abbiamo introdotto lì riguardano la gestione, quindi più prodotti fitosanitari e l'uso dei prodotti fitosanitari in quelle aree lì. E ad esempio per il mais la gestione della diatropica non sarà più fatta come veniva fatta prima in quelle aree lì. La gestione degli eleterni sarà totalmente differente, come pure quello delle note, riferendoci a degli parassiti del mais. Quindi c'è sicuramente una visione anche da questo punto di vista.
Grazie. C'è ancora lo spazio per due osservazioni. La prima che ho visto, allora è la seconda. Angelo Moretto, ma prima Annalisa Saccato, prego. Buongiorno, sono Saccato della Coldiretti. Dunque, abbiamo sentito stamattina parlare, diciamo, dell'impiego dei fitofarmaci per quanto riguarda, diciamo, l'utilizzo in Italia di standard molto elevati di sicurezza rispetto, diciamo, agli altri paesi europei, ma a livello mondiale. La relazione del dottor Pisante mi è sembrata molto illuminante su tutti questi aspetti. Allora, volevo chiedere, per diciamo, limitare questa percezione molto emotiva, a volte anche irrazionale, da parte del consumatore rispetto diciamo, ad immaginare il fitofarmaco come un veleno, tra virgolette, che viene assimilato indirettamente attraverso l'assunzione del cibo, cosa che abbiamo visto dal punto di vista scientifico non ha assoluta fondatezza. Pensate, diciamo, a livello istituzionale di comunicare ai cittadini consumatori anche quelli che sono gli elevati standard che ha raggiunto l'Italia nell'impiego dei fitofarmaci e quindi contribuire in qualche maniera a rassicurare i consumatori rispetto al fatto che nell'Unione Europea, ma in particolare nel sistema italiano, esiste un sistema di sorveglianza sanitaria e sorveglianza sotto il profilo ambientale, ma anche di un corretto impiego da parte degli imprenditori agricoli dell'utilizzo di questi prodotti. Grazie. Grazie. Angelo Moretto. Buongiorno, Angelo Moretto, ICPS e Università di Milano. Faccio una domanda al dottor Govoni per un chiarimento. È la domanda fatta da una persona che lui e il suo gruppo e molti altri a livello italiano e europeo e con l'organizzazione della sanità perde una buona parte del suo tempo, perde in senso nella valutazione tossicologica dei prodotti fitosanitari. Allora, come si inserisce questo sforzo che noi facciamo per tentare di distinguere composti che hanno delle caratteristiche tossicologiche per le quali, combinandole con l'esposizione, abbiamo un rischio rilevante rispetto ad altri che invece questo rischio non ce l'hanno, con questa definizione apodittica per cui i lavoratori di agricoltura sono esposti al rischio tossicologico. Allora, che significato ha tutta la nostra attività se poi alla fine noi concludiamo che c'è sempre esposizione a sostanze pericolose? Questo come prima questione. Come seconda questione è se non è necessario che noi facciamo una riflessione sul concetto di utilizzazione dei mezzi di protezione personale come punto di partenza piuttosto che invece come punto di arrivo nella valutazione delle modalità lavorative e quindi della valutazione dell'esposizione a rischi. Grazie. Grazie mille. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la girerei al dottor Cavallaro, però anticiperei questo prima di lasciarti il microfono. Il piano d'azione prevede un'azione di informazione equilibrata e specifica anche cosa intende per azione di informazione equilibrata nei confronti della popolazione e del consumatore. L'abbiamo detto in qualche modo, io l'ho detto nella nostra relazione, siamo un po' indietro sull'attività di informazione, ma sicuramente è una delle prime cose da mettere a punto nei prossimi mesi. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro. Ecco. Però vorrei aggiungere, quindi diciamo sì, il piano d'azione lo prevede, siamo un po' indietro, ci stiamo affrettando per far sì che questa attività di informazione inizi. Detto questo però, vorrei aggiungere, prima di lasciarti il testimone, che il consumatore crede a quello che noi diciamo soltanto se si instaura, se si crea un rapporto di fiducia nelle istituzioni. Quindi diciamo il primo tema che dobbiamo curare con molta attenzione, con molto impegno, è garantire che il consumatore possa avere fiducia in quello che
le istituzioni dicono e in quello che le istituzioni fanno. Quindi non è compito principale delle istituzioni rassicurare, ma il compito principale delle istituzioni è far sì che si crei questo clima di fiducia. Prego. Sì, in effetti questo che hai appena detto era la conclusione che poi era della mia presentazione. È chiaro, no, che se l'istituzione viene percepita, ecco, a sua volta come autorevole e non come autoritaria, quando capita, allora la percezione anche di quello che dice l'istituzione viene percepita come veritiera. Questo è chiaro un lavoro dove dobbiamo di coordinarci e dobbiamo cercare di essere proprio come istituzione. Il consumatore può essere emotivo, noi non dobbiamo essere emotivi. Quindi questo è il primo punto. Premetto che noi ogni anno comunque pubblichiamo sul sito le relazioni per quanto riguarda i dati sui residui, sul commercio impiego e quant'altro, peraltro abbiamo pure l'obbligo perché li dobbiamo trasmettere alla Commissione Europea e questi dati sono consultabili da tutti, chiaramente non tutti vanno sul sito, però sono consultabili da tutti e ogni anno c'è sempre una conferenza stampa del Ministro su questi risultati. Premesso questo, è chiaro che si può fare di più in termini di informazioni, stiamo cercando di lavorare su una piattaforma comune per vedere come integrare le nostre banche dati, nostre, dell'ambiente e dell'agricoltura, in maniera tale da poter dare un corpus di informazioni coerenti, perché magari uno se ne deve andare a prendere pezzo da una parte o pezzo dall'altra, l'obiettivo è cercare di avere un'informazione che sia abbastanza omogenea e soprattutto fruibile perché non spezzettata. Grazie, chiederei al dottor Govoni di rispondere alle osservazioni del professor Moretto e poi concludiamo questa prima sessione per rivederci, diciamo, alle 14. C'è un'ultima osservazione, scusate, prego. Allora, no, grazie al professore della domanda, perché questo mi permette anche di chiarire una presentazione fatta in maniera così veloce, evidentemente non può curare tutti gli aspetti. No, la ricerca deve andare sempre nella direzione della minor pericolosità, no? Minor pericolosità nei confronti dell'uomo e della natura. Noi qui parliamo dell'uomo, no? E parliamo di due soggetti che utilizzano questi prodotti, che sono le aziende agricole con datori di lavoro, quindi con lavoratori subordinati, e aziende agricole semplici, no? Vite individuali, sono situazioni per la quale non c'è quella tutela e neanche quella cultura sufficiente per tutelarla. Quindi il percorso verso la soluzione ci deve essere un obbligo, no? Bisogna andare sempre verso la minor pericolosità. Ma tuttavia l'Europa ci dice che bisogna adottare la maggior precauzione nell'uso. Per cui fondamentalmente non c'è poco da fare. Cioè, se noi abbassiamo il pericolo, abbassiamo di conseguenza il danno che può avvenire nei confronti dei soggetti che sono esposti e quindi abbassiamo il rischio. E questo è il percorso che dobbiamo fare ed è giusto anche la tipologia di formulazione che si va a sviluppare, no? Fluevo piuttosto che granuli, piuttosto che invece situazioni dove le disposizioni sono maggiori. Però dal punto di vista normativo le valutazioni possono essere fatte devono essere fatte dal datore di lavoro perché è la sua competenza, ma molte volte queste valutazioni le facciamo direttamente noi come istituzioni e sappiamo alla luce di quello che accade nel contesto dell'intercettazione, della situazione legata a allergie, sensibilizzazione, malattie personali che possono verificarsi, che la tutela non è mai sufficiente. La normativa ci aiuta nel tenere sempre sotto controllo questo elemento e di conseguenza dire che un lavoratore è a rischio non basso per la sicurezza,
ad esempio, non vuol dire che debba fare sorveglianza sanitaria, ma se è a rischio di una rilevante per la salute, sì. Allora ecco perché anche il medico competente nell'ambito, cioè molte volte un'azienda agricola, non c'è perché non viene nominato, no? Può intervenire a dirimere queste questioni. Il mondo agricolo italiano è problematico da questo punto di vista, lo è problematico nelle regioni, diciamo, forse più avanzate, è molto problematico in regioni invece dove queste situazioni sono poco presidiate. Questo è un elemento di cui dobbiamo assolutamente ragionare. Grazie. Allora guardate, permettetemi di essere autoritario. Abbiamo ancora, rubiamo spazio alla pausa del pranzo perché alle 14 ci ritroviamo qui puntuali, altrimenti costringiamo i relatori della sessione pomeridiana a non avere il tempo sufficiente. Quindi io darei spazio per due interventi. Vedo la signora che ha chiesto, dico bene, ecco. Però prima vorrei sentire il dottor Frattarelli del Ministero delle Politiche Agricole e poi l'ultima domanda, osservazione, quello che sarà per lei. Poi dobbiamo per forza chiudere. Scusate l'intrusione. Antonio Frattarelli dell'Ufficio Agricoltura Ambiente delle Politiche Agricole. Il dottor Cacopardi ci ha detto che era necessario di puntualizzare qualche aspetto. Io lavoro all'Ufficio Agricoltura Ambiente e Bonifica e Irrigazione, che è tenuto dalla dottoressa Briscolini, che vedo presente in sala e quindi con la quale stiamo condividendo già da tempo questi concetti che vi dico. E se vuole aggiungere qualcosa, non c'è più. Va bene, comunque, allora, i concetti li abbiamo condivisi. Volevo rispondere, dare qualche elemento, non rispondere, perché non posso, non tutti gli elementi, ma al collega agronomo che ha parlato, al vicepresidente dell'Ordine di Napoli. Dunque volevo rispondere sulla necessità di formazione sulla quale anche noi nel gruppo di lavoro avevamo avuto qualche perplessità, però memori di quello che accadeva qualche anno fa, parlo di 30 anni fa, magari il collega è molto più giovane di me, magari ci si poteva in talune facoltà, ma parlo di molto tempo fa, terminare il percorso senza fare patologia vegetale o entomologia, ma parliamo di qualche secolo fa, insomma, però comunque io lo ricordo per averlo visto di persona, avevo un altro piano di studi, però comunque c'erano colleghi leggermente più anziani di me che potevano farlo, tanto per dire una cosa, quindi nell'incertezza si è scelto della necessità della formazione. E comunque per quanto riguarda la consulenza, per quanto riguarda invece l'utilizzazione professionale, i colleghi agronomi devono semplicemente fare l'esame, non è che devono fare 25 euro. Per quanto riguarda la ricettazione, questo è un problema di valutazione a livello nazionale, di valutazione politica, direi più che tecnica. Invito il collega a pensare al fatto che siamo in un settore dove c'è una costante debolezza strutturale dal punto di vista dei costi. Già i nostri agricoltori si lamentano dei vari, delle varie imposizioni in alcuni settori, per esempio nel campo, nelle zone Natura 2000, l'obbligo di fare la valutazione di incidenza, di dover affidare a un professionista, eccetera. Se alla struttura dei costi aggiungessimo qualche altra cosa, questo potrebbe provocare uno squilibrio. È una riflessione questa, comunque opinabile. Per quanto riguarda la consulenza, il Ministero, e nella persona proprio del dottor Cacopardi, che la sta curando proprio di persona, ci ha escluso tutti quanti, scherzo, non è che ci ha escluso, no? La sta curando lui direttamente, il decreto consulenza. Il decreto consulenza è una cosa alla quale il Ministero tiene tantissimo. Ci teneva nella passata programmazione, purtroppo questo decreto non ha visto la luce perché in conferenza Stato-Regione ci vuole l'unanimità e c'era qualcuno che non era d'accordo e quindi il decreto non è passato e poi è seguita un'applicazione della misura 114 del PSR, una misura che è stata un po' sfortunata in alcune regioni per vari motivi. Per esempio un motivo, a parte il decreto consulenza che non ha potuto definire tutti quante le regole dell'accreditamento, cui sono seguiti tutti i problemi sollevati dai colleghi agronomi in diverse sedi legali.
A parte quello, comunque, il decreto consulenza diciamo è stato un po' penalizzato in alcune regioni da una leggenda metropolitana che si è diffusa. Adesso parlo di addetti ai lavori, quelli proprio corrono, perdonatemi. La leggenda metropolitana era questa, che chi chiedeva la consulenza, faceva domanda nel PSR per la consulenza, poteva essere incluso nel campione di controllo. Invece l'esatto contrario, chi chiede la consulenza evidentemente aveva una percentuale di rischio inferiore, però purtroppo questo ha scoraggiato molti. E la misura sulla consulenza ha avuto successo solamente laddove era legata a un pacchetto, cioè dovevi fare, se facevi domanda per l'insediamento o altro, dovevi fare domanda anche per la consulenza in alcune regioni. Tranne alcune in cui c'è stata un'applicazione, diciamo, che non ha subito problemi dalla leggenda e da altri problemi, insomma. Per esempio penso all'Emilia Romagna, i colleghi possono intervenire, ma anche la Lombardia. Sulla consulenza immagino che voi non abbiate avuto grossi problemi. Per quanto riguarda ancora quello che diceva il collega di Napoli, c'è da dire che nella difesa integrata obbligatoria, cioè nell'acquisizione di quei benedetti principi, l'obbligo per l'agricoltore è quello di conoscere quei principi e deve dimostrare diciamo, come li conosce. Perché? Diciamo, a livello europeo, questa è l'interpretazione della direttiva uso sostenibile a livello europeo per adesso, quello che è l'obbligo è la conoscenza. Non andiamo ad accertare l'effettiva applicazione. La conoscenza si può accertare secondo diciamo, la decisione della regione in vario modo, per esempio mostrando il possesso, diciamo, del cosiddetto bollettino fitosanitario, perché l'obbligo di ciascuna, diciamo, regione è quello di dover assicurare la presenza di questo network fitosanitario e da tutti gli elementi per intervenire. Quindi sul bollettino c'è scritto, io adesso non ce l'ho tutti quanti, qual è, diciamo, la modalità, i tempi, i modi, le dosi di intervento, le epoche soprattutto, e diciamo, e c'è la rosa, i principi attivi che sono quelli autorizzati, questo sul livello obbligatorio. Chiaramente c'è scritto nella direttiva e poi nel nostro nel decreto legislativo 150 e poi anche nel PAN, l'agricoltore deve essere formato, l'utilizzatore professionale deve essere formato affinché scelga i meno pericolosi per l'ambiente. Questo è il livello di base. Il livello, in questo senso, il dottor Ciotti, che è responsabile della funzione integrata, se vuoi aggiungere qualcosa dopo, insomma, rispetto a quello che sto per dire, e nei disciplinari di funzione integrata questa rosa di principi attivi autorizzati è già ristretta e quindi già questo induce un atteggiamento, come posso dire, dal punto di vista della selettività per l'entomofauna e tutti gli altri atteggiamenti virtuosi, maggiori, perché tu non puoi usare tutto quello che è l'arsenale disponibile, ma solo alcuni. E in questo c'è una virtuosità da parte dell'agricoltore, una perdita di reddito, cioè di ricavo, dei costi in più. Ecco, insomma, questo è il quadro. E ho quasi finito, scusa un attimo. E quindi alla fine la ricettazione, come posso dire, che potrebbe essere condivisibile, deve essere lasciata volontaria, come diceva il collega della Lombardia, se scelta dalla regione, all'agricoltore se vuole. Grazie Antonio. Quindi c'è spazio per l'ultima osservazione e domanda. Prego. Mi chiamo Ivana Zardin, sono una cittadina. Probabilmente potete pensare così che faccio parte della categoria degli emotivi, ma non è così. Volevo fare un'osservazione. Ho sentito parlare di difesa della salute, difesa dell'ambiente e difesa della biodiversità. E tutto questo pensando di utilizzare macchinari sofisticati, ugelli particolari, delimitare le derive, mascherine speciali per utilizzare biocidi, che sono sostanze che uccidono la vita. Mi spiegate come questo sia possibile? Cioè, utilizzare i biocidi e difendere la biodiversità, difendere la salute, lasciando oltretutto la scelta di tutto quello che c'è, l'arsenale, come è stato appunto definito, a chiunque, e senza considerare che tutte le sostanze che vengono immesse nell'ambiente determinano un cocktail di cui nessuno sa quali siano le conseguenze, e non sono sicuramente positive. Allora, voglio dire, l'agricoltura nostra, italiana, si è ridotta a questo? È questo che andiamo a presentare anche al Expo 2015, mi sembra.
O c'è qualcos'altro, o ci siamo dimenticati una cultura, una conoscenza, che adesso lasciamo ai tecnici super specializzati, ai produttori di macchine, alle multinazionali. Una riflessione su questo, una risposta, grazie. Grazie. No, volevo aggiungere anche un'altra cosa. Non si è parlato di agricoltura biologica, non si è parlato dell'Europa, dei fondi che sono stanziati per la riconversione. La Coldiretti pure non è interessata a questo. Come mai non arrivano questi fondi, tornano indietro? Sono previste anche quelle eventuali perdite, se parliamo di perdite, ma qualcuno ha sottolineato che la perdita vera è quella che abbiamo in termini di salute, di suolo, di biodiversità. Potremmo cominciare anche a parlare dell'incremento dei tumori, però insomma non vorrei rubare tempo. Grazie. Per quanto riguarda la risposta telegrafica, ovviamente, anche perché, ripeto, dobbiamo cercare di essere puntuali alle 14 per la lezione magistrale, per la lezione magistrale del professor Pennacchio. Quindi una risposta telegrafica. Sia nell'intervento del dottor Cacopardi sia nel mio intervento vi è un riferimento ad un articolo del regolamento europeo, famoso regolamento 1305 del 2013, relativo alle misure di sostegno per lo sviluppo rurale. L'articolo 30, se non ricordo male, l'articolo 29, se non ricordo male, è l'articolo che prevede il sostegno finanziario per il mantenimento o per la conversione verso l'agricoltura biologica. Quindi c'è uno strumento potente anche dal punto di vista finanziario che le regioni in particolare devono saper utilizzare. La seconda osservazione relativo all'uso dei prodotti fitosanitari per la difesa delle piante coltivate è, diciamo, dall'inizio degli anni 60 con la rivoluzione verde che l'agricoltura italiana inizia ad utilizzare mezzi chimici di sintesi prima sconosciuti per l'attività agricola. E questi mezzi chimici di sintesi sono i fertilizzanti e i prodotti fitosanitari. Oggi, e questo diciamo è un ciclo che noi vediamo dopo 50 anni da questa rivoluzione verde, cerchiamo di controllare e gestire in modo compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute questi stessi mezzi. È evidente che alcuni mezzi sono stati completamente abbandonati perché si è scoperto nel corso del tempo che gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente erano insostenibili e inaccettabili. Questa direttiva, a nostro avviso, rappresenta una tappa fondamentale verso un'agricoltura davvero sostenibile per le sfide che il prossimo futuro ci pone di fronte. Mi dispiace, non c'è il tempo, possiamo continuare a discutere fuori, ma non possiamo farlo per rispetto agli altri relatori del pomeriggio. Arrivederci alle 14.